Ciao ragazze, sono qua da Narcisa. Allora, tanti di voi mi avete chiesto di farvi vedere l'onda acustica o onda d'urto, a seconda di come volete chiamarla, sarebbe più corretto onda acustica. Sono qua per farvela vedere, per spiegarvela innanzitutto. Allora, questa è quella che utilizzo io da Narcisa. Come vedete, si presenta in questo modo, fa un po' paura, sembra una pistola in realtà. Questo è un puntale e poi ci sono altri puntali. A cosa serve questa apparecchiatura? Questa apparecchiatura lavora il grasso, ovvero l'adipe, ovvero si lavora solo dove c'è plica da prendere, dove c'è una zona adiposa importante. In zone dove c'è una piccola plica non si lavora mai con una macchina di questo tipo. Una macchina di questo tipo ha bisogno di una massa di adipe un po' importante per essere lavorata. L'onda d'urto lavora attraverso una pressione oscillatoria, quindi è in grado di lavorare da un punto di vista circolatorio, di risveglio del microcircolo e di svuotamento dell'adipocita attraverso queste pulsioni che lei farà, che poi vi farò sentire attraverso il video. Quindi è importante sapere dove lavoriamo e dove la utilizziamo, in quale punto del corpo, se siamo sul punto giusto o sul punto sbagliato. Non si può usare un'onda d'urto in una tasca svuotata, ad esempio. È importante come lavoro manualmente attraverso l'onda d'urto, tecnicamente devo accompagnare con la mano la plica di adipe. Ed è importante, ovviamente, per chi è già passato al nostro training 1, al nostro master, il protocollo che faccio, perché non serve, non basta avere questa, bisogna sapere il minutaggio, sapere quanti minuti per zona, cosa fare prima, cosa fare dopo e soprattutto il monitoraggio. Io ho un corpo all'inizio che parte in un certo modo, lo lavoro, alla quinta seduta questo corpo si trasforma, devo capire che mi parla, cosa mi sta dicendo, per poi interpretare il suo cambiamento e cambiare il protocollo per le successive 5. Questo è il lavoro che fa parte, che noi spieghiamo il master, quindi se siete interessate approfittatene il 29 e 30 settembre, saremo a Milano con il training 1. Però, bando alle ciance, adesso so che volete vedermi un po' lavorare, adesso avrò una modella, vi farò vedere qualche passaggio dell'onda d'urto. Qui poi, come vedete, c'è un puntale che noi possiamo scegliere di cambiare. Questo è quello medio, ce n'è uno più grande e uno più piccolo. Più piccolo sarà il puntale, più in profondità andremo, più largo sarà, più rimarremo in superficie. Si svita in questo modo e si cambia e si sceglie il puntale che si desidera. Qui dentro c'è una pallina che con la pressione fa il rumore che sentivate prima e questo è un po' l'effetto dell'onda d'urto. Altra cosa che vi consiglio è igienizzare sempre le testine e i manipoli che vengono adoperati sulla cute della cliente. Io lo faccio con delle salviette monouso che sono ovviamente dei presidi che servono, proprio i presidi medici che servono a sanificare completamente tutta la zona del manipolo che viene poggiato sulla cute della cliente perché poi non è igienico, il gel si ferma e quindi anche la cura delle apparecchiature deve esserci perché poi vi durano di più, non si rompono, se le trattate bene e se insegnate anche alle vostre collaboratrici ad aver cura. Poi a livello occhio clinico della cliente che vede che voi igienizzate è sicuramente un plus e un valore aggiunto. Ecco ragazze, ipotizzando che questa sia la zona, la parte diciamo sinistra dell'addome di questa cliente, io adesso vado a lavorare con l'onda d'urto, quindi l'accendo. Sapete che fa un rumore, no? Di questo tipo e inizio a lavorare a plica. L'importante, come vedete, è prendere la plica del tessuto. Dove non c'è plica, non ha senso lavorare. Quindi io accompagno con le mani e lavoro proprio il grasso. Se la cliente desidera, potete, ci sono dei tappini per le orecchie che danno fastidio, ma il manipolo non è per niente pesante, perché io lavoro con il filo molto alto, quindi sono comoda. In genere si dividono l'addome in due parti.
Quindi io lavoro prima la parte destra, poi la parte sinistra, viceversa, con un minutaggio ben preciso. Sto attenta che tutta la zona venga lavorata, dove ho messo il gel, quindi la zona che decido per quanto grande o estesa o piccola sia, devo lavorarla completamente tutta. Ecco ragazze, questo era il video sull'onda d'urto, ve ne farò altri, promesso, sulle altre apparecchiature. Questa è quella che abbiamo noi nel nostro centro estetico. Spero vi sia piaciuto il video, vi prometto tanti altri video sulle apparecchiature. Intanto grazie mille per seguirmi sempre. Vi bacio e vi aspetto da Narcisa a trovarmi. Ciao!